Salve ragazzi, benvenuti su Pieno di Luz. Oggi 24 novembre e ore locali, siamo quasi a mezzanotte e la voglio dedicare quest'ultimo pensiero della giornata a un mio carissimo amico, Beppe Grillo, sì. Col suo Movimento 5 Stelle mi sa tanto che puzza di setta. Io non ne posso più. Devo vedere Pizzarotti, Poretto, sindaco de Parma, eletto dalla gente, nomina una persona come direttore generale comunale. E un odore di eresia, logicamente, per Beppe Grillo e la sua cricca, non si sa chi è che ha deciso. Naturalmente Pizzarotti non va bene e quindi non si sa se può continuare la sua leadership nel Movimento 5 Stelle come sindaco o lo elimineranno, insomma. Logicamente la Poppi Poretta ha vinto alle regionali a Emilia Romagna, è andata seconda come numero di voti presi dal Movimento 5 Stelle, quindi si meritava la poltrona come consigliere regionale, naturalmente. Però sembra che lei abbia fatto attività politiche precedentemente in altri partiti, quindi è stata data una persona un pochettino che si è mossa un po' in maniera ambigua a livello politico e hanno premiato uno di Bologna al posto suo del consiglio regionale, e naturalmente perché i voti li ha presi parecchi, gli hanno detto vai a fare la consigliera comunale. È come di a uno che è laureato in lettere o in filosofia o in greco o in altro, ti diamo, cacchio, hai vinto il tuo concorso, ti facciamo insegnante. Poi quando arrivi lì, ma però hai lavorato per le scuole private, e allora che facciamo? Ma questa persona l'hai assunta, gli fanno fare il bidello, insomma. Uguale, insomma, pensa che bello schiaffo. Ma questa è per la democrazia di Beppe Grillo, naturalmente, che all'interno del partito fa molta democrazia. La Pora Salsi, Poretta, l'avranno ammanicata, l'avranno cosata. Questa povera disgraziata, consigliere comunale, si è trovata tirata in ballo da Ballarò. È andata lì, non so il regolamento quello che dice. È andata su Ballarò, Poretta non è che ha detto niente di che, insomma, è andata solo a fare la presenza. Poretta, il giorno dopo, l'hanno linciata. Io devo dire, poi lui fa tutta questa campagna mediatica, non si sa com'è, ma a livello del suo sito c'è una bagarre tra la gente che si iscrive, che non si iscrive, che vuole partecipare, è un macello, è una roba, una ressa. Beppe Grillo che non riesce a tirare le redini, c'è un coordinamento aleatorio che non si sa chi è il coordinamento di Beppe Grillo, lo staff di Beppe Grillo ha detto che non vai bene. Io vorrei capire, questo qui mi sembra di stare al film, non so se voi l'avete mai visto, che era il film dove si è ispirato il Grande Fratello, insomma, che non verrà più mandato in onda in Italia, come non so se in altri paesi, e si chiamava porca paletta, il titolo si chiamava 1984. 1984. Perfetto, dove c'era lì il grande televisore che diceva quello che dovevano fare la gente e quello che non doveva fare la gente. Poi questo televisore, chi lo gestiva, chi lo amministrava, andate a vedere il film e ve lo svelerà questo grande arcano. Logicamente io voglio dire, a me Grillo, a me puzzi un bel po', veramente, me puzzi veramente. Il modo in cui ti fai ripulizia nel tuo movimento, che non chiami partito ma la chiami lista civica, che chiami che non c'è un coordinamento, non c'è una struttura da classica di un partito, ma è liberale, è liberista, come lo vuoi chiamare te, libertario, come lo vuoi chiamare te, mezzo anarcoide, a momenti vuoi fare il mezzo sinistroide, non so quello che ti inventi, mi pare che te li linci molto di più, ti danno 10 giri il PDL e il PD, perché il PDL alla fine fanno il candidato Berlusconi, ha fatto cose sporche, cose sane, sta diventando un pregiudicato, lo vogliono ricandidare nelle primarie, lui si ricandiderà molto probabilmente, e non creano nemmeno tanti allarmismi, si ricandidano un sacco di gente nel PDL, più o meno con problemi o con altre cose. Il PD, c'è Renzi che è l'ala oltranzista di quelli che stanno più verso destra, si candida nelle primarie, spalleggiandosi con Bersani la possibilità della poltrona. Cioè, mi sembra che gli altri non fanno questa cosa che tu fai a livello proprio, che a livello proprio gli fai alt. Te non puoi più usare il logo del Movimento 5 Stelle, non puoi usare più il logo di Grillo. Poi li minacci con altre persone, lì fai il linciaggio mediatico nelle tue piazze. Queste persone veramente hanno preso dei voti. C'è la gente che comunque ci ha creduto nella sua persona. Se è una lista civica ci hanno creduto, tu puoi porre delle riflessioni, ma non che dici stop perché tu hai fatto così, non va bene, vai fuori. Cioè, questa è dittatura.
Queste sono mosse dittatoriali. Tu stai facendo un preludio e stai sollevando il cavallo di una protesta popolare di malcontento. Da questa mossa popolare tu ti stai prendendo il cavallo di Troia per trasportare e traghettare queste anime non si sa dove, in un partito che stai strutturando te con le tue regole e naturalmente col tuo staff di Grillo che è blindato da un computer. Logicamente io l'ho chiamato come quel 1984 del film di Orson Welles. No, Non mi ricordo chi l'ha libro detto. di Orson Welles, Il libro di Orwell, Orwell, George Orwell. George Orwell, scusi, libro di George Orwell. E naturalmente andatevela a vedere, ragazzi, c'è qualcosa da raccapricciarsi. Quindi direi veramente, ragazzi, attenti quando dovete votare. Allora è meglio un'astensione, meglio altro, insomma, meglio un votare per i soliti partiti, ma con le nuove facce. Non ci improvvisiamo a fare politica, perché queste persone poi porteranno delle dittature, porteranno dei disagi nelle nella società, ok? Perché non sono strutturate, ok? Non sono persone. Ho sentito Rocco Casilino che ha detto: non sai, il Beppe Grillo non vuole che quelli che sono approvati. Sempre dallo staff di Grillo sono approvati, quindi la parola grossa non si sa. Questa approvazione, naturalmente, loro dicono: basta che sei incensurato e non sei iscritto in un altro partito, vai bene. Però non si sa perché, io so per testimonianze che c'è gente che non gli è mai data l'approvazione, comunque sia. E so tutti, però, sai, c'hanno le linee intasate. Però immaginavo io, linee intasate. Quindi proprio, cioè proprio stanno proprio al culo brado, insomma. E c'è da raccapponirsi. Ho detto: ma perché non vuole che vada alle televisioni? Perché non sono persone che sono degli scafati nella politica. Ma io ho capito, ma se questi vengono eletti con la lista Movimento 5 Stelle, dovranno andare in Parlamento con il loro 15 o 20% e dovranno spalleggiarsi con i politici. Se questi non sanno stare con i politici, ma cosa ci vai a fare Rocco Casilino a parlare in televisione? Perché se non sai stare con i politici, tu al Parlamento come fai a starci? Il Parlamento è fatto di politici che sanno qualcosa a livello di come si costruisce una legge, di come si fa una legge, di quali possono essere le proposte. Se questi non sanno niente di ciò, cosa li vuoi votare a fare? Naturalmente non ti preoccupare, Casino, tu dici una cosa impropria, perché naturalmente sei una persona, diciamo che anche te non sei un politico, non so perché ci sei andato sull'arena del Rai 1, naturalmente Beppe Grillo già ti aveva fatto fuori, naturalmente perché non gli andavi bene anche te, e quindi ti ha fatto fuori, tu vuoi rimanere a fare il simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Non so, forse ti diranno qualcosina, magari sei simpatico. Però vediamo, insomma, quello che verrà fuori, insomma, da tutta questa cosa. Veramente c'è uno schifume. Comunque questo qui, veramente, Beppe Grillo, con la sua ala da sinistroide, narcoide, vuole sollevare la protesta, ragazzi, ma sappiate che a livello storico sono strutturate così le dittature. Prendono il cavallo di battaglia della protesta popolare, cercano di far sì, far mucchio, far sollevamento di massa su questo, logicamente fare trade union e imbarcare più persone possibili su questa cosa di protesta, ma senza nel caos, nella confusione, senza dare delle senza esserci un intreccio di un qualcosa di organizzato, di costruito. Ok, quindi tutto in maniera improvvisata, tutto in un calderone, che logicamente l'unica cosa che tira le redini comunque sia è lo staff di Grillo. Quindi ragazzi, veramente stiamo attenti, facciamo veicolare questa notizia, non votiamo Beppe Grillo, veramente, io non lo voterei, mi sa di persona molto subdola, ma non tanto lui, perché io penso che anche lui viene orchestrato da qualcuno che è chiamato staff di Grillo. Io vorrei sapere quello che sta davanti al computer, che risponde a tutte le domande, le email che gli vengono mandate, e lo staff di Grillo ti manda la sua risposta. Vorrei sapere chi c'è che in quel computer digita le parole della propria tastiera. Tutto lì. Arrivederci, siamo sempre a Senigallia.